Un video particolarmente toccante e significativo, fatto di gesti d'amore e sguardi profondi, che racchiude le attività dei ragazzi del Centro per l'Autismo di Sant'Angelo dei Lombardi, proiettato alla presenza del direttore generale dell'ASL Maria Morgante, operatori sanitari e famiglie. Per me è una grande soddisfazione vedere oggi che questa struttura su cui abbiamo puntato qualche anno fa finalmente sta raggiungendo i suoi risultati, apprezzata sul territorio dalle famiglie, dove accogliamo qui, sapete, insomma, bambini over 12 per fascia 12-18, 18 in su. Abbiamo quasi, insomma, occupati tutti i posti disponibili e diciamo che i risultati che si stanno sono ottimi. E intorno alla struttura, diventata il fiore all'occhiello non solo in Campania, una grande onda di solidarietà, grazie alla spinta di Carlo Iannace e Giuseppina Martina, Amdos Alta Irpinia, che hanno consegnato un assegno da 1000 euro destinato all'acquisto di materiale per i laboratori del centro. Vedere una struttura così bella e vestire così bene i soldi pubblici sembra una cosa ancora più che gratifica ancora di più. E il nostro piacere è quello di che le cose vengano realizzate nel modo migliore. È una cosa molto bella anche perché vedere i ragazzi trattati in questo modo e fare sentire, riprodurre casa in un ambiente così come l'ospedale sicuramente è qualcosa di bellissimo.